Presso il centro esportivo Serradels di Andorra della Vella si consumano le ultime energie prima di aprire un'altra pagina di un'altra storia, la più importante, la Coppa dei Campioni. Il Pescara concentratissimo se la vedrà domani alle 18 contro il Luxor, formazione maltese. Il quintetto danese del Gentofte, dopodomani, giovedì 27, pure alle 18, sempre tra i Pirenei, sarà il secondo ostacolo. Sabato 29 invece, i locali dell'Encampo, ore 20 e 30, chiuderanno contro gli uomini di Colini il trittico dei preliminari che designeranno l'unica squadra destinata alla seconda fase, quella del main round, in programma tra fine settembre e primi di ottobre, ma lì saranno in due a passare. Inutile sottolineare quanto l'attesa sia molto attesa. L'emozione è tanta ed è forse l'unico rischio che corre un organico potentissimo, ben consapevole di poter e dover arrivare molto lontano, a partire dalla Coppa. Il discorso vale per tutte le manifestazioni, il 12 a Pescara non si dimentichi, contro l'Astice, la Supercoppa, poi la conferma dello scudetto e la caccia alla Coppa Italia, sfuggita per una virgola. Tanta carne insomma, ma lo spiedo più urgente è quello delle prossime ore, un conto alla rovescia che tiene in debita considerazione l'assoluta superiorità della famiglia Ianna Scoliana, che dovrebbe fare incetta di punti e gol e superare senza affanni il turno con umiltà. Si intende, così sarà. Prima amichevole intanto in casa questa Pone Megrosso, 8-1 al neopromosso in B Civitella Sicurezza Pro con i nuovi Sidney e Mimi in evidenza. Sabato 29 al Palaroma, altra amichevole contro una seconda matricola cadetta, la Demme.